Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale Manu Un Channel. Chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate like e lasciate anche un bel commento. Ieri sera ho visto Udinese-Roma, ragazzi, ho visto Udinese-Roma. All'ultima azione la Roma prende 3 punti importantissimi, ragazzi. 3 punti d'oro che potrebbero valere la Champions League. E quell'arbitro non so che ha dato 4 minuti di recupero quando c'erano da recuperare almeno 7-8 minuti. E la Roma all'ultima azione ha vinto! 1-2 ragazzi, 1-2. Cristante da calcio d'angolo ha fatto, mamma mia, ha fatto un gol fenomenale ragazzi, di testa, da calcio d'angolo all'ultima azione. Ma io l'ho detto che per l'Udinese Cannavaro non era una bella scelta perché non ha esperienza. Non ha niente, invece De Rossi sta giocando alla grande, ragazzi, alla grande. Quindi onore alla Roma, ragazzi. Ora vediamo la classifica, ma cavolo, da calcio d'angolo ha fatto un bello stacco di testa, Cristante ha fatto un super gol. Mamma mia, ragazzi, che partita. 20 minuti di fuoco, ragazzi. Ma neanche 20 minuti, 18 minuti da quel calcio d'angolo, veramente, veramente. Mi belli, ci voleva sti 3 punti d'oro per la Roma. Almeno è a un punto dalla. Dovrebbe essere a un punto dall'Atalanta. Ora vediamo. Ah no, meno 4. Meno 4 dal Bologna, ragazzi. Per adesso la Roma è in Champions. Quinto posto che vale a dire Champions. Meno 4 dal Bologna. E le prossime sono Napoli-Roma. Mamma mia, ragazzi, Napoli-Roma. E il Bologna, Bologna Udinese, ragazzi. Il Bologna può vincere. La Roma anche, perché il Napoli non sta facendo molto, ragazzi. E quindi ne vedremo delle belle, ragazzi. Allora, ci c'è. Allora, con tutto che il Bologna può vincere con l'Udinese, secondo me la Roma può vincere anche in casa del Napoli, ragazzi. Scrivetemi nei commenti se la Roma può vincere in casa del Napoli, ragazzi. Tocca vincere, ragazzi. Tocca vincere. Vediamo un po'. De Rossi lo sto elogiando perché è un grandissimo allenatore e sta facendo giocare bene una squadra che si era persa con Mourinho. Una squadra che con Mourinho si era persa, non giocava bene, i ragazzi non avevano grinta. Adesso con De Rossi sta ritrovando veramente la voglia di giocare a pallone, la voglia veramente di giocare, ragazzi. Ora vediamo la classifica, ragazzi, e poi facciamo il riepilogo delle partite, la classifica e il riepilogo della 34esima giornata che inizierà stasera con Frosinone Salernitana, ragazzi. Vediamo, vediamo. Allora, facciamo il riepilogo. Vediamo la classifica. Vediamo sempre il primo, l'Inter 86, lo scudetto già in tasca, già vinto. Poi secondo Milan 69, terza Juve 64 e poi vediamo per la lotta Champions. Bologna quarto 62, quinta Roma 58, meno 4. La Roma che secondo me con questa vittoria si porta 2 punti d'oro, anzi che dico 2, 3 punti d'oro contro l'Udinese. Si porta a meno 4 dal Bologna, lotta Champions vivissima ragazzi. E poi troviamo Atalanta 54, meno 4. Dalla Roma, poi troviamo Lazio 52, Napoli 49, Fiorentina 47, Torino 46, Monza 43, Genoa 39, poi lotta a salvezza, Lecce 35, Cagliari 32, Verona e Empoli 31, Udinese 28, terz'ultimo Frosinone 28, Sassuolo 26 ormai già in B, Salernitana 15 già in B, ragazzi. Scrivetemi nei commenti secondo voi se il Sassuolo è già in B. Secondo me il Sassuolo è già in B con la Salernitana. La terz'ultima che andrà in B, cosa sarà secondo voi? Frosinone, Udinese, Empoli o Verona? Ragazzi, io direi che è una cosa fra o Frosinone o Udinese. Secondo me Empoli e Verona si salveranno perché sono già 31 punti, ragazzi. Scrivetemelo nei commenti chi si salverà secondo voi. Scrivetemelo nei commenti, ragazzi. Dobbiamo fare un sacco di like e un sacco di visualizzazioni, ragazzi. Iscrivetevi al canale. Non vi costa nulla. Iscrivetevi al canale, ragazzi.
Ora vediamo la 34esima giornata, ragazzi, vediamo. Allora, la 34esima giornata si apre stasera con Frosinone Salernitana alle 20:45. Scrivete nei commenti come finirà. Sembra già scontata, dovrebbe vincere il Frosinone con ampio margine, vedremo. Lecce Monza alle 15. Come finirà? Lecce Monza, Juventus Milan alle 18, ragazzi. Juventus Milan è una bella partita, anche se la Juve sta facendo poco, si può svegliare contro il Milan, ragazzi. È sempre il Milan a rimetterci le penne, ragazzi. Juventus Milan alle 18, poi Lazio Verona alle 20:40, quella è bella. Lazio Verona è bella, ragazzi. Perché se la Lazio può vincere, la Lazio può vincere veramente. Poi, dopo Lazio Verona, passiamo a domenica. Domenica, in occasione della festa dell'Inter e dello scudetto, l'hanno messa alle 12:30 per quella. Inter Torino 12:30, poi troviamo Bologna Udinese alle 15. Se vince il Bologna, l'Udinese è nei guai serissimi, ragazzi, serissimi. Non oso immaginare Cannavaro come farà. Cavolo, 5 partite contate, come avrà anche accettato il coraggio di accettare una sfida così difficile con l'Udinese che rischia la Serie B, veramente. Ragazzi, io non lo so, ma voi commentate, commentate. L'Udinese se la rischia la B. Commentate. Bologna-Udinese alle 15, ragazzi. Atalanta-Empoli alle 18. Anche l'Empoli rischia di perdere come l'Udinese. Atalanta-Empoli. Poi Napoli-Roma alle 18. Napoli-Roma alle 18. Scrivetemi come finirà. Poi troviamo Fiorentina-Sassuolo 20:45, ragazzi. E poi l'ultima, Monday Night, Genoa-Cagliari 20:45, ragazzi. Scrivetemi come finirà, anche se io forse lo so già, di sicuro finirà in pareggio perché si devono salvare tutti e due. Vabbè che il Genoa è già salvo, al Cagliari le basterà un pareggio e si salvano tutti e due, ragazzi. Vedremo, vedremo. Poi allora, Genoa-Cagliari 20:45. Il segreto di Thiago Motta, che discorso al Paris Saint-Germain under 19. Ragazzi, io consiglierei al Milan Thiago Motta, ragazzi, un super allenatore. Col Bologna sta facendo faville, col Bologna sta facendo faville, ragazzi. Frosinone Salernitana, ultima chiamata per Di Francesco. Allo Stirpe arriva la squadra granata e dopo 12 giornate senza vittorie i ciociari devono cercare assolutamente questa vittoria. Che vorrebbe dire entrare nel discorso salvezza, ragazzi. Se il Frosinone vince, in guaia e non poco l'Udinese, ragazzi. Incredibile, perché c'è Bologna-Udinese e anche l'Empoli lì, 31 punti, ma c'è. Ma l'Empoli c'ha. L'Empoli in trasferta contro l'Atalanta. Atalanta-Empoli e Bologna-Udinese. E per la salvezza ce ne sarà da divertirsi, ragazzi. Vedremo, vedremo. Però la Roma si è presa sta vittoria che secondo me è già di profumo di Champions. Questa vittoria all'ultima azione contro l'Udinese, secondo me, profuma di Champions, ragazzi. E stasera in diretta su DAZN, ragazzi, non perdetevi alle 20:45 Frosinone Salernitana, ragazzi, stasera alle 20:45. Frosinone è chiamato a vincere, ultima chiamata per la salvezza, ragazzi. E se vince, in guai è non poco l'Udinese. Scrivetemi nei commenti anche voi, secondo voi chi andrà in B con l'Inter già vincente dello scudetto. La Salernitana già in B, chi saranno le altre due? Sassuolo e la Roma ce la farà ad andare in Champions? Secondo me sì, è a meno 4 dal Bologna, ragazzi, è lì. Meno 4 dal Bologna, ragazzi. E lì, eccola qua. Roma 58, Bologna 62. Vedremo, ragazzi. Ne vedremo delle belle. Bologna 62, Roma 58. Ma la Roma è a Napoli. Il Bologna è con l'Udinese. Bologna può vincere, ma può vincere anche la Roma, ragazzi. Sfida Champions. Sì. Questa è una bellissima sfida Champions.
Sei italiano in Champions, se Atalanta o Roma vincono l'Europa League. Speriamo, ragazzi, speriamo. Se Atalanta o Roma vincono l'Europa League, allora ci saranno sei italiani in Champions. Addirittura, ragazzi. Impressionante. Intanto, ragazzi, io vi ringrazio per il video. Iscrivetevi al canale. Non vi costa nulla, iscrivetevi al canale. Commentate e soprattutto lasciate like. Io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!